come presidente di un'associazione di volontariato, il Girasole, che è attiva soprattutto sul territorio, è importante questo radicamento non solo dentro le mura del carcere? Assolutamente sì, perché lavorare all'esterno vuol dire comunque creare un ponte tra il dentro e il fuori. Noi come Girasole facciamo diverse attività, ma quella forse più importante in questo senso è quella di housing sociale, perché ospitiamo detenuti sia già in permesso premio, quindi quando iniziano ad uscire dal carcere per 12 ore, 24 ore, quindi con pernottamento, e sia soprattutto detenuti o detenute che possono usufruire delle misure alternative e trascorrere da noi nei nostri appartamenti con un percorso di reinserimento sociale anche 6 mesi, quindi vuol dire creare un ponte col dentro e fuori, ma anche aiutare poi a recuperare un cammino, a ricostruire un cammino di reinserimento sociale sia nel lavoro, sia con la famiglia e sia appunto con la società stessa. Lei ha parlato di housing sociale per chi è stato detenuto, ecco, chi si trova vicino ad avere queste persone nell'housing sociale, magari cittadini comuni, accettano? Ma noi, la nostra sede è a 2 passi dall'istituto di pena di San Vittore, quindi nel cuore veramente di Milano, e devo dire che anche mi stupisco anch'io stessa di tanta sensibilità che si è anche creata tutto sommato. Noi abbiamo anche aiuti e anche donazioni, e ogni volta che arriva anche solo 10 euro mi stupisco, perché sappiamo benissimo che i detenuti sono considerati l'ultimo anello della catena o comunque della società, la spazzatura della società, spesso si dice. Forse la sensibilizzazione di tanti anni di volontariato ha voluto dire qualcosa. Sì, intanto abitiamo, molti di noi abitano vicino a San Vittore, io stessa abito vicino a San Vittore, ed è questo il motivo per cui ho costituito e ho fatto nascere l'associazione. È una sensibilità, come dico spesso, è ingombrante. Il carcere di San Vittore, anche se dagli anni 70 si diceva di spostarlo in periferia, in realtà secondo me è una bella provocazione che fa bene a tutti. E lavorarci anche sul territorio, oggi si parla molto di giustizia comunitaria, che vuol dire coinvolgere proprio il territorio. Noi siamo nati così, siamo nati 11 anni fa, iniziando a lavorare sia con i familiari che con i detenuti, ma un po' sulla soglia, diciamo.